Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Bonny Sbabo, Sbabo. E come sempre sono in mezzo al verde, oggi sono anche in tinta, maglia verde, dietro verde e box verde. Box, tra l'altro, è cover mega galattica del buon Qui Colori di Vibar. Ovviamente questa è una marchettata, ma se mi ha pagato 10 litri di whisky, di buon whisky, per dirvi che questa è la cover più bella del mondo per la mia, ovviamente si scherza ragazzi, si scherza. Oggi ragazzi voglio parlarvi del nuovo, del nuovissimo BYKA SE. Non perdiamo tempo, adesso andiamo a vederlo da vicino e poi ci troviamo al mio visino. Bella questa rima, mi piace la rima. E poi vi dico un po' quello che penso, insomma. Questa ragazzi è la scatola del nostro BYKA SE di Vape System, scatola molto classica, 100% prodotto originale Vape System. Qui abbiamo anche il sito internet di Vape System. E niente, abbiamo scritto quello e qui abbiamo scritto BYKA SE Nano Set, ossia il set che contiene praticamente l'atomizzatore, più che il set, che contiene più o meno 3 ml di liquido. Andiamo ad aprire libretto di istruzioni. Qua vi spiegano, come tutti i libretti dei BYKA di Vape System, come riempire il serbatoio, regolazione dell'alimentazione del liquido. Qui abbiamo le misure dell'atomizzatore. Io ho la nano versione, che è da 3 ml di capienza, è alta 55,3 dalla base al drip tip, ovviamente attacco 510 non compreso. Qui abbiamo delle spare parts con viti di ricambio, OR eccetera eccetera, e qua abbiamo l'atomizzatore. Atomizzatore diverso, che ricorda un po' il qua così, magari il BYKA V9. Qui abbiamo il drip tip. Drip tip va dentro a pressione con degli OR. Adesso è veramente pressato bene e non riesco a toglierlo. Questo è il deck. Deck molto simile, anzi forse anche uguale al BYKA V9, con eccezione dell'alimentazione del liquido. Alimentazione del liquido ripresa dal BYKA V7 Plus con quell'asola, quindi alimenterà più facilmente. Qui abbiamo la novità, diciamo, forse nei BYKA, dove non abbiamo una regolazione della FC. Qua non c'è. C'è questo foro che è stile Sputnik, se vogliamo, dove noi non facciamo altro che cambiare qua così il foro, diciamo, dove passa l'aria nella sottocoil. Io adesso ci ho montato quello da 1,2, di serie vi arriva con quello da 1,7, quindi gli altri sono acquistabili separatamente. Io li ho comprati, ho comprato appunto quello da 1,2, dentro qui abbiamo quello di serie che è da 1,7, per capirci. Potete vedere anche la grandezza del foro, che è molto più grande. E poi abbiamo quello da 1,4, quello da 1,4 che lo proverò oggi. Quindi vi faccio vedere anche come si cambia, anche se è molto semplice. Quindi cacciavite a taglio, girare in senso antiorario. Qui vi esce il pin, praticamente. Io prendo quello da 1,4 e lo vado a montare. Come vedete è un'operazione che richiede veramente 30 secondi e lo potete fare anche a tank pieno. Io l'ho fatto, ho all'inizio usato quello da 1,7, che per i miei gusti è troppo arioso per praticamente il mio modo di svapo. Ecco qua, da 1,4. Questo è il tank che si stacca girando in senso antiorario, così. È molto morbido, è veramente semplicissimo togliere questo dal tank. Campana, questa è la campana. Qui abbiamo scritto, penso, marcatura laser, anzi quasi sicuramente abbiamo scritto praticamente il simbolo di Vape System. E qui abbiamo il logo SE. Drip tip che veramente non riesco a togliere, è incastratissimo. Gli OR fanno il loro lavoro. Ragazzi, sono riuscito a toglierlo, ho mangiato un barattolo di spinaci, sono diventato forte come braccio di ferro e sono riuscito a toglierlo. Apriti, spinaccio! Largo!
Qui è perché anche l'ho lavato, dovevo togliere il drip tip, non l'ho fatto, mea culpa, è lo stesso, comunque fanno il loro lavoro. Drip tip che questa volta va ad incastro, drip tip che io vi dico già, penso sia uno dei più comodi che ha fatto Vape System, sicuramente uno dei più comodi. Andiamo a metterlo giù e ora andiamo a farci una coil. Io userò del Ni 80 di suprema ratio 28 gauge e farò 6 spire su punta da 2,25. Questo qua più o meno è il lavoro che vedeva venire fuori. Ci do un'altra strettina, circa, è così, e questo è il lavoro che vi deve venire fuori. Coil semplice, altezza più o meno siamo sui 2 mm sopra il foro d'aria. Mi è venuta una coil da 0,83, adesso andiamo a vedere se si accende dall'interno verso l'esterno, siamo giustissimi. Ora andiamo a mettere il cotone. Come cotone io utilizzerò questa volta il Vape Extreme Cotton, cotone che sto apprezzando più di quello che usavo sempre nei tank, che è l'Ango Rabbit. Questo lo sto apprezzando molto molto di più perché è più facile da gestire, mi sembra che mi duri di più la resistenza eccetera. Io mi sto trovando meglio e utilizzerò appunto questo. Vado a prenderne una quantità giusta per la punta da 2,25 e lo vado ad inserire. Ragazzi, non vi ho fatto vedere come monto la resistenza perché comunque è un classico BYKA vuoto, poi sicuramente sull'altro canale magari farò la raw build sul canale di MTL Italy Vaping Social Club, anzi la registrerò sicuramente dopo questa. Questo è il nostro cotone, io lo vado a tagliare più o meno qua così, lo vado un attimo ad aprire qua. Comunque come mettete il cotone lo mettete, lui alimenta alla perfezione, insomma non c'è nessun tipo di problema su quello, anzi anche per i poco esperti come me, visto che non sono un dio delle coil, però insomma sono una persona normale che fa rigenerazioni normale. Questo più o meno è il lavoro che vi deve venire fuori circa, lo andate ad appoggiare, mi raccomando non pressatelo, che non serve pressare, insomma questo è il lavoro che faccio io. Come liquido utilizzerò il Coast di Vape House, l'attacchia morbido, delicato, leggero, di cui farò assolutamente il video, lo sto apprezzando tantissimo all'interno di questo BYKA SE e oggi lo proverò per la prima volta, lo proverò con il foro sotto coil da 1,4. andiamo a metterci il liquido, andiamo a vedere se evapora, va da Dio, ovvio che va da Dio. Andiamo a mettere la campana, così vi faccio vedere anche la regolazione del liquido. Così, la regolazione del liquido, voi non fate altro che svitare la campana in senso antiorario e lì cominciano a scoprirsi le asole. Io di solito faccio due giri, dipende, due giri, un giro e mezzo, tre a volte, dipende. Andiamo a mettere il tank, andiamo a riempire i nostri 3 ml di liquido con del buonissimo Coast, la tacchia che è anche chiaro, che è anche molto chiaro, quindi sporca un po' meno di altri tipi di latacchia, sporca sempre perché è un latacchia, però per chiuderlo in senso antiorario. Questo è il nostro BYKA SE, ultimo nato in casa Vape System, adesso andiamo ad alimentare. Faccio vedere le bollicine, ecco vedete là le bollicine, io ho aperto tanto così, cosa che basta. Vado a prendere una box, ovviamente Dani Mini, di solito lo monto sulla, infatti magari dopo farò il video con la mia di APM Mods, quando vi dirò quello che penso nel mio bel visino. Intanto vi faccio vedere comunque l'accoppiata che ci sta con la Dani Mini. Sentite anche che parte, batteria ovviamente scarica, questo è sempre da me averlo batteria scarica. Ragazzi dai, ci vediamo al mio visino e vi racconto un po' di questo BYKA SE, ultimo nato in casa Vape System. Ragazzi bentornati al mio visino, allora abbiamo visto questo BYKA SE, non sto a dirvi non mi viene il termine, della fattura, della lavorazione eccetera, perché sono classiche Vape System, sono fantastiche, non c'è un cavolo da dire, e ci sono state piccole differenze in questo BYKA SE. La prima, notiamo anche qua l'asola di alimentazione del liquido, cosa che io personalmente
apprezzo tantissimo. Se volete capire il perché, andate a vedere il video del BYKA V7 Plus che ho fatto qualche settimana fa e così capirete. Drip tip nuovo, ho avuto un po' di difficoltà prima ad aprire il drip tip, anche adesso. Drip tip nuovo, comodissimo, io lo apprezzo tantissimo, mi piace quasi di più questo drip tip di quello a vite che si avvitava, che abbiamo visto nel BYKA V7 o nel BYKA V9. Questo per me è un drip tip perfetto. Abbiamo visto la novità, chiamiamola novità, di questo BYKA SE. Non abbiamo la FC, non abbiamo la regolazione dell'aria, ma abbiamo qua, come ad esempio mi può venire in mente dello Sputnik, abbiamo che l'aria praticamente si regola con i pin che sono quelli simili a quelli del BYKA V9. Io non ho provato a vedere se sono uguali, se ci vanno quelli del BYKA V9 sì o no, però l'aria viene regolata così, cosa che io apprezzo tantissimo. Di serie vi arriva con il pin da 1,7, per me troppo arioso. Io al momento dell'ordine vi consiglio di prendere quello da 1,2 o da 1,4 o entrambi, insomma, perché quello da 1,7 per me, per i miei gusti, poi ragazzi, ognuno ha il suo modo di svapo, ognuno svapa come vuole, per me sono troppo ariose. C'è da dire che anche magari quello da 1,7 con un 26 gauge spinto a 20 watt, per esempio, ci vuole, insomma, e proverò anche quel tipo di svapo, però a me piace un po' magari tirare un po' con la guancia, insomma, così. Ora ci ho montato anche, ho montato il pin da 1,4, per me con l'1,4 siamo su quella cosa che non è, secondo me, né carne né pesce, insomma. E anche questo forse è un pelino troppo largo, per me l'ideale è 1,2. Se avessero fatto l'1,25 e 1,30, un filettino più arioso dell'1,2 sarebbe stato perfetto. C'è da dire che comunque col pin sotto coil da 1,4 tu ci butti dentro ad esempio lo Sweet Vanilla di Hazard, che io ho provato, il Blizzard, il Bayamo, comunque aromatizzati, è fenomenale. L'aroma è classico, Vape System, l'aroma spacca il culo, per chi ovviamente piace questa resa, per chi piace questo tipo di atomizzatori, l'aroma spacca. Qua dentro io ci ho provato. Allora, partiamo, ci ho provato il Virginia Folk e come esce qua con il foro da 1,2, foro da 1,4 si prende un 30. Ho provato il Coast, che è un Latakia di Vape House, ho provato il Dark Line di Vape House, non mi ricordo adesso il nome esatto del Kentucky di Vape House, anche quello spacca il culo. Ho provato ovviamente una delle mie English preferite, che è il 1000 di Hazard, spacca. Ho provato il Buran, spacca, lo Scirocco. Qua dentro, insomma, quello che ci buttate esce veramente bene. Complice anche il fatto di poter cambiare pin, che magari con tanta aria magari gli aromatizzati, le misture acquistano più corpo e la resa aromatica ne giova tantissimo. L'atomizzatore, mi sono dimenticato di dirvi ragazzi, è da 22, quindi insomma, la misura per me perfetta. Sulla mia di APM Mods ci sta da Dio, spacca. Infatti questo qua ci monto o il 415 o questo, dovrò prendermi un'altra mia e poi sono a posto, insomma. Questo lo sto, da quando ce l'ho, lo sto usando tutti i santi giorni e non l'ho più mollata. Io quando becco l'atomizzatore, quello che mi fa andare fuori di testa, basta, è la fine. Qui io praticamente è un bel po' che sto usando soltanto BYKA V7, questo e l'Alfa. Ovviamente l'Alfa per me, ragazzi, vabbè, ne parleremo magari in un video, lo metto a pari ovviamente di questi. Io sto utilizzando questi tre da un bel po' a sta parte, perché purtroppo ho poche box, ho parecchi Atom. Però devo fare il giro agli Atom perché ho 4 box di quelle pettinate, diciamo, come dicono giù in Romagna, che madonna, di quelle fighe, no, in Romagna, in Brianza, e quindi devo fare il giro, devo comprarmi un po' di box. Cazzo Bonny, ma quante volte te lo devo dire?
Pettinato si dice, pettinato! Altra cosa, il tiro è molto molto silenzioso, infatti vi faccio anche sentire. Rumore mentre si tira non ce n'è, non ce n'è, è silenziosissimo. Ragazzi, io qua dentro, per quello che poi ho provato tutti questi liquidi, cosa io vi consiglierei? Vi consiglierei di provare comunque Balkan, English e volendo anche misturine chiare. E provate con questi, se vi capita, se lo prendete, provatelo, perché veramente questo è uno dei più fighi BYKA, comodi anche da usare, che io abbia mai avuto, provato. Insomma, li ho provati tutti, mi manca il BYKA V6 da comprare appena lo trovo. E niente ragazzi, per me un altro BYKA che si prende un 15 è fenomenale, veramente fenomenale. Lo sto adorando tantissimo. Altra cosa, mi piace tantissimo 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 il cap qua, che per fare il refill, che si gira in senso contrario alla campana ed è morbidissimo. È una delle cose che ho notato subito. Oh, cavolo, cavolo, che morbido, cavolo, è morbido come il burro. No, veramente è fantastico, ragazzi, fantastico. Provate, guarda, fate l'ordine, se lo prendete, prendete anche i due pin aggiuntivi. Con quelli potete giocarvela tantissimo, con i fili, con le resistenze, con questo, con quello. Anche comunque l'asola qua, mi ero dimenticato anche di dirvelo nel video del BYKA V7, magari vi permette di strizzare l'occhio anche a resistenze un po' più grossine, magari anche su punta da, che ne so io, da 2,5-2,75 con fili grossi, con tanto cotone, magari vi permette di avere un'alimentazione migliore che con il forellino. E ragazzi, sono sempre mie opinioni personali, poi ognuno ragazzi c'ha il metodo di svapo che vuole, ognuno è libero veramente con la propria, col proprio atomizzatore e file, libero di veramente di farci quello che vuole, insomma, di fare le resistenze che vuole. Io assolutamente non giudico nessuno, io vi dico la mia esperienza è questa, atomizzatore che è fatto da Dio. Adesso magari prenderò qualche don, se uscirà, se c'è, devo ancora guardare, a dire la verità. È fantastico, io ragazzi mi sono innamorato tantissimo di questo BYKA, perché quello che guardo di un atomizzatore io è la facilità di pulizia, di rigenerazione, di proprio di cambiare l'aria, di giocarci, insomma, anche pochi pezzi. Io l'apprezzo tantissimo, già solo per questo si prende un 30. L'aroma è quella chicca in più che c'ha questo BYKA SE, che spacca, spacca. A me piace tantissimo. Non è che ha, non ha una resa diversa dal BYKA V7, non è che stravolge la resa. C'è qualche differenzuccia, ma niente di trascendentale, insomma. Io ho qua anche il BYKA V7 e non ho dentro lo stesso liquido. Però non è che abbiamo questo stravolgimento d'aroma. È un altro BYKA SE da avere se siete appassionati comunque di swap o di BYKA. È un BYKA che io vi consiglio, un BYKA che per me, cioè, è da utilizzare tutti i giorni. Io sto iniziando anche a portarmi queste cosine qua al lavoro. E se inizio a portarmi queste cosine qua al lavoro, spero di non schiacciarle dentro una pressa, però veramente, cioè, è comodo, anche sta combo qua con la mia è comoda da portarsela in giro, è piccola, è leggera, il BYKA non ha problemi. Io ci ho fatto anche alcuni esperimenti, l'altro giorno sono andato a 2000, l'altro giorno sono andato a 2000 e passametri, ho fatto un bel dislivello e non ha perso niente, cioè ormai io sono anche abituato qua in montagna a non far pisciare gli atton, però veramente ragazzi, non so cosa dirvi, aroma che va bene, provateci dentro alcuni liquidi e dopo sarete voi a trovare i liquidi o il liquido o i liquidi che qua dentro hanno la resa migliore, perché è così che faccio anch'io, provo un bel po' di liquidi aromatizzati, chiari, scuri, eccetera. E poi scelgo quelli che qua dentro secondo me rendono meglio, senza star lì a
a sentire quello che dicono in giro, che è un atom che va bene per i chiari, un atom che va bene per le scure. Io non la vedo molto, molto così. Per me un atom va bene con quello che mi piace a me, come rende qua dentro. Quindi, così insomma. Ragazzi, scusate per il pippone. E se vi va, iscrivetevi al canale. Fra un po', ragazzi, arriviamo a 1000 e dopo faremo un ribaltone, come si dice. E iscrivetevi al canale, mettete like se vi fa piacere, commentate se vi fa piacere e vi ringrazio tantissimo per la vostra importantissima visualizzazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! The sound of the bone.